benvenuti qui alla Sala Flaiano dell'Aurum. Allora, innanzitutto un applauso di benvenuto perché oggi è l'inaugurazione. Quello che organizzo è Pescara, che è una città che io amo profondamente, come amo tutta l'Abruzzo, anzi tutta l'Italia. Vado oggi dopo 23 anni e le cose sono molto cambiate, perché i primi anni che organizzavo questa manifestazione andavo in modo corrente con la cultura e l'arte e la musica. Frequentavo anche il conservatorio all'epoca e quindi tra virgolette era di moda, vero, voi siete musicisti come me, molto più giovani, suonare musica colta. Oggi invece dare tra virgolette un prodotto, anche se è un po' sbatto un po' questo termine, un prodotto classico, un prodotto di musica lirica, un prodotto di musica da camera, come tutto il cartellone di quest'anno, prettamente classico, significa andare controcorrente, perché non va più di moda. C'è una cantante lirica che sta dicendo di sì, quindi penso che tutti i miei colleghi. Questo non solo ci fa molto male, proprio a livello fisico, a noi musicisti, ma fa male proprio alla cultura stessa e agli italiani. Portare questa vuol dire è avere un pubblico, quindi uno zoccolo duro, perché le persone che stanno qui, Marco, io il sindaco chiamo per nome perché è un amico ed è giovane, poi più tardi adesso darò il microfono a lui, significa che le persone sono vestite, hanno mangiato, bevuto e sono venute qua per ascoltare Mozart, Vivaldi, Beethoven, quindi non è un pubblico casuale, come spesso succede nelle estati, no? Le notti bianche, le notti verdi, le notti azzurre, le notti qua, eccetera, eccetera, di andare a vedere il negozietto dal Rossicino, la Sacra, qui ci sta Candate, ci sta San Palla, eccetera. E questa è una vittoria per Pescara, Marco, perché vuol dire che c'è ancora una bella fetta e oggi consideriamo che è il primo concerto, in modo esponenziale ci sarà sempre più pubblico. Vuol dire che c'è ancora una bella fetta di pubblico che ama questa musica e vuole valorizzare questa musica, perché cancellare la storia della musica vuol dire cancellare noi stessi. Chiudo questa piccola prefazione, quindi continuerò fino all'esasperazione, forse il sindaco mi sopporterà per altri 5 anni, perché il prossimo anno si rivolta, ma speriamo che ci sarà di nuovo Marco, per continuare questo bel viaggio di note, di canti e di musica classica. La parola a Marco Alessandrini. Maria Gabriella è sempre appassionata e questo spiega perché una manifestazione di musica corta, voi siete una specie di zoccolo duro, quindi saluto lo zoccolo qui presente, questo spiega perché una manifestazione di musica corta va avanti 3 anni, perché non penso che sia casuale scontato tutto ciò. Allora, in omaggio alla temperanza, alla costanza e al fatto che Pescara oggi offre tanto, cioè io sono venuto in bicicletta sulla Riviera, straordinario privilegio, e c'era un piccolo concertino che avevamo organizzato nei pressi della Mediniana, poi c'è Pat Pitini, che è un grande della musica internazionale, e c'è la musica nel parco, questo solo per rimanere in 200 metri in linea d'aria. Testimonianza del fatto che poi Pescara è una città vivace, c'è un'offerta culturale vasta e variegata per tutti i gusti. Io penso che voi siete venuti qui tuttavia per la musica classica, per la musica alta, per sentire gli indirizzi di saluto del sindaco che si concludono qui affettuosamente augurando a voi tutti una piacevole serata in nome di quel linguaggio universale che è la musica e che è una di quelle cose per cui vale la pena vivere. Grazie e buona serata a tutti. Come ha detto appunto Marco,
linguaggio universale. Io appunto, ogni anno riporto un pensiero di qualche persona che ha segnato la storia di Schopenhauer, appunto, che la musica è soprattutto, non soprattutto, è soprattutto, se il mondo finisce, finirà prima o poi, la musica rimane. Pare che la musica sia nata, vero colleghi, sia nata prima dell'uomo, no? Basta pensare alla rotazione terrestre, è già ritmo. E i 12 pianeti sono le 12 tonalità. Possiamo fare una serata a parlare di questo parallelismo. E quindi chi di noi, chi è che non ascolta musica, che ascoltando la musica si sta meglio? Marco, quante persone in coma si sono svegliate con la musica? Fa bene anche alle donne che sono incinte, soprattutto la musica di Mozart, si dice, no? La musica come recupero, ci sono alcuni ospedali addirittura che hanno messo anche la musicoterapia per aiutare le persone con problemi. Questa sera ascolteremo tra l'altro un autore italiano, prima era famoso per le mille lire, quando eravamo ragazzini, le nostre nonne ci danno le mille lire, ma invece questa sera l'ascolteremo, Giuseppe Verdi. Allora, io prima di iniziare presento tutti e quattro i musicisti per fare una foto, una ripresa da Giancarlo Ranieri, che ringrazio, prego, questo ragazzo meraviglioso. Il quale ha creato un canale Musicarte, se mettete Musicarte il giorno, cioè ci sono tutti i concerti degli anni passati. Quindi chi li vuole andare a riascoltare sono presenti per sempre, appunto, grazie a te. Allora, avremo un concerto articolato in quattro parti, avevo pensato in due parti, poi in una parte, invece in quattro parti. C'è una prima parte di canto lirico, una seconda parte con il flauto, poi di nuovo il canto lirico e poi concludiamo con il flauto e poi tutti insieme. Un'altra caratteristica è che tutti gli artisti presenti in cartellone, tutti, sono abruzzesi, del Conservatorio di Teramo, del Conservatorio dell'Aquila, del Maggio Musicale Fiorentino, ma sono nati di Chieti, quindi diciamo un po' tutto l'anno sono alla ricerca dei talenti abruzzesi, perché noi abruzzesi siamo forti e gentili, ma siamo bravi, forse i più bravi di tutti quanti. Allora, soprano Martina Fabiani, prego. Oh,
perché la musica si ascoltava solo in questo modo, non c'era la filodiffusione. E forse era meglio, invece adesso in una pennetta ci sono migliaia e migliaia di canzoni, è vero? Di Giuseppe Verdi ascolteremo La seduzione, poi Perduta o La pace, e poi Te, pietoso o addolorata. Martina Fabiani, sentiamo che prendono posto questi nobili spettatori, e Giorgio Sanchez a pianoforte. Grazie e buona notte. Thank you.
prima di nuovo Martina Fabiani con quattro arie di Francesco Paolo Tosti, che non conosce Tosti, penso che lo conoscete tutti quanti, questo autore ottonese, il quale nel periodo della sua vita, un'altra cosa da ricordare, i famosi salotti da Sunziani, prima ho parlato della musica da camera che si ascoltava nei salotti anche, perché non c'era la possibilità, non c'era neanche l'energia elettrica, quindi si ascoltava la musica dal vivo perché era solo così. E invece Francesco Paolo Tosti, quindi non è che stiamo parlando di 300, 400 anni fa, quindi di un paio di secoli, un secolo e mezzo scorso, si univa con il fiorfiore delle personalità abruzzesi, quindi conosciamo tutti Francesco Paolo Michetti, giustamente anche Barbella, lo scultore, lo stesso Gabriele D'Annunzio, Gabriellino, detto Gabriellino, Gabri, io penso che stai parlando di Gabriele D'Annunzio, e così tanti altri esponenti del salotto michettiano, salotto d'Annunziano, e così come anche Francesco Paolo Tosti, il quale con l'amicizia di Gabriele D'Annunzio ha scritto una poesia su un tovagliolo in un bar dedicata alla bocca di una cameriera. Insomma, Gabriele D'Annunzio non era proprio un distinto di santo, come si dice qua a Pescara, e ha scritto la famosa romanza La Lucchella, appunto musicata da Francesco Paolo Tosti. Allora ascolteremo Non t'amo più, Sogno, Malia e La Lucchella. Martina Fabiani.